Berez, eccoci qui in questo nuovo video per andare un po' a parlare di notizie ufficiali. E io partirei subito, senza perderci troppo in chiacchiere, parlando di Serie C, video che risulterà un pochino più breve rispetto agli ultimi, se parliamo di notizie ufficiali, ma comunque questo non importa. Andiamo subito a commentare le varie notizie, perché De Respinis riparte da San Giuliano City. Attaccante classe 1993 che firma un contratto annuale con il neopromosso San Giuliano ed è una notizia assolutamente interessante per un attaccante che alle spalle ha diverse esperienze, tra cui quella a Piacenza, ha giocato anche se non ricordo male alla Pro Sesto, no, alla Pro Patria, scusate. La scorsa annata ha militato nella Vispesero, giocatore di categoria. Attaccante di buon livello, per quanto negli ultimi tempi non stia più segnando con grande continuità, però in una squadra neopromossa come San Giuliano io credo possa certamente far bene. Ed è quel colpo di categoria che credo possa sicuramente dare un qualcosa in più a San Giuliano che lotta ovviamente per la salvezza. Parlando di Piacenza, in realtà, rinforzo anche qui per il reparto offensivo da non sottovalutare perché arriva dal campo basso. Dall'escluso ormai Campobasso, Rossetti, attaccante classe 96 che firma un biennale con opzione per il terzo, giocatore che in realtà in C ha giocato e in particolare con la maglia del Modena e non solo, ha giocato anche a Vibo Valentia, a Messina, giocatore di livello assolutamente interessante, profilo che negli ultimi tempi si sta dimostrando valido, anche a Campobasso l'anno scorso fece abbastanza bene e adesso riparte da un progetto particolare, se vogliamo, cioè quello del Piacenza di Scalise che vorrà certamente confermare la piazza, la posizione playoff, per quanto non sia così scontato, un Piacenza che ha annunciato diversi colpi intriganti nell'ultimo periodo e mi viene in mente sicuramente quello di Currò, centrocampista 2003 dall'Licata, giocatore che ho seguito anche seguendo il girone I di Serie D e penso e lo reputo un ottimo profilo, un ottimo giocatore in prospettiva. Rossetti è quell'attaccante di categoria che ti permette comunque di ti garantisce, non dico una doppia cifra sicura, però quei gol che possono essere importanti nell'arco di una stagione. Detto ciò, Angeli è un nuovo giocatore del Bologna, difensore classe 2002 che il Bologna acquista dall'Imolese per circa 300.000 euro, difensore che si è valorizzato tantissimo ad Imola, tanto che infatti l'Imolese guadagna tantissimo, vero che in Serie C ci sono tante spese e tutto, però per un club come l'Imolese che lotta per la salvezza, ottenere 300 milioni di euro per un calciatore sono veramente tanti. Giocatore di ottima prospettiva su cui il Bologna punta. Sicuramente non per la prima squadra, o almeno al 90% non giocherà con Mihajlovic, non verrà allenato da Mihajlovic, ma verrà già in prestito in qualche club, magari in B oppure anche in Serie C, interessato a lui semplicemente. Giocatore di prospettiva che il Bologna ha voluto così strappare anticipando la concorrenza. Ennesimo colpo dell'Ancona, un'Ancona che sta annunciando giocatori e colpi di livello, vi dicevamo l'arrivo di Prezioso, Spagnoli, lo stesso Del Carro se non ricordo male. Adesso per il reparto terzini arriva Martina, terzino classe 2000 che firma un biennale con l'Ancona di Mister Colavito, giocatore che ha giocato negli ultimi tempi a Siena, a Trapani e nell'ultimissima esperienza alla Pistoiese, terzino di buon livello, ancora giovane, che ha accumulato abbastanza esperienza per quanto ancora non sia definibile come un giocatore, diciamo, di livello, perché non ha mai giocato con grande continuità come titolare, per cui sarà interessante vedere se ad Ancona con Mister Colavito, come vi dicevo, riuscire a trovare spazio o quello spazio che gli permette di crescere e di valorizzarsi molto, molto semplicemente. Ennesimo colpo però del Padova, un Padova che nonostante il ridimensionamento sta annunciando colpi da non sottovalutare, i vari Cretelli, i vari Zanchi, i vari Russini e adesso per il reparto offensivo arriva De Marchi, attaccante
classe 1994, che firma un biennale con il Padova di Mister Caneo, giocatore di categoria. Anche qui non stiamo parlando di un giocatore di prossimo al ritiro, però certamente nel pieno della carriera, attaccante ex Imolese, arriva dal Pescara, dove ha disputato una discreta stagione, per quanto dal Pescara tutto e anche da De Marchi nello specifico ci si aspettava di più rispetto a quanto si è ottenuto con Mister Auteri in particolare, attaccante, come dicevo, di buon livello per la categoria, che a Padova per me può fare assolutamente il suo. In un Padova che riparte con obiettivi magari un pochino, non tanto obiettivi, quanto più investimenti limitati, però devo dire che è vero, non ha annunciato nomi di assoluto livello, ma sono arrivati giocatori di categoria che la conoscono bene e che credo possano risultare molto utili in ottica prossima stagione e non solo. Andando un po' a parlare di Serie B, il Modena annuncia uno dei primi colpi di mercato, non l'unico perché è arrivato Panada dall'Inter, sono arrivati anche diversi altri giocatori, ma per il reparto offensivo in particolare viene annunciato Falcinelli, attaccante classe 91, che arriva da svincolato dopo l'esperienza a Bologna, terminata abbastanza male perché dopo l'exploit con il Crotone, nella stagione 17-18, se non ricordo male, quando ci salvammo in Serie A, dove fece qualcosa come 15 gol in Serie A, 14-15 gol, venne preso dal Bologna, poi sbattuto in prestito un po' da tutte le parti, a Perugia, allo Stella Rossa di Belgrado, poi ancora a Perugia, l'anno scorso a Bologna, in qualche modo fatto parte della prima squadra, ma Falcinelli sostanzialmente dopo la parentesi di Crotone non si è più ripreso, non ha più confermato quanto fatto di buono in Calabria e adesso riparte dal progetto Modena, attaccante comunque di esperienza, di categoria, che se messo nelle giuste condizioni può assolutamente far bene, e vedremo se sarà proprio Modena quella piazza che gli permetterà di tornare grande, se vogliamo, di tornare ai fasti di un tempo, per quanto onestamente non ci credo così tanto, lo reputo un ottimo calciatore, ci sono legatissimo, ma non credo che così facilmente tornerà ai livelli di prima. Detto ciò, il Como annuncia il ritorno di Parigini. Stiamo parlando in questo caso di un esterno, un'ala classe 96 che arriva dal Genoa direttamente in prestito secco. Giocatore che quindi affronterà proprio il suo Genoa in Serie B la prossima stagione. Un Como che ha annunciato il ritorno giustamente di un giocatore come Cherry, attaccante di ottimo livello, ha annunciato Delli Carri, ha annunciato diversi nomi che rafforzano la rosa da non sottovalutare, così come quello di Parigini, giocatore che conosce molto bene l'ambiente, ancora giovane, ex Torino, giocatore di buone qualità, velocità, che per me un'altra stagione a Como può veramente far bene, perché l'anno scorso sì, fece abbastanza bene, ma non tanto quanto magari ci aspettiamo da un giocatore come lui. Quindi chissà che un'altra stagione non possa essergli utile per poter fare ancora meglio rispetto a quanto dimostrato in precedenza. Detto ciò, andando nel calciomercato internazionale, Brais Mendez è un nuovo colpo della Real Sociedad, attaccante classe 97, che arriva direttamente dal Celta Vigo. Stiamo parlando di, vabbè, un esterno offensivo, un attaccante, arriva per circa 14 milioni di euro, 6 anni di contratto per lui e ottimo colpo di mercato per una Real Sociedad che giocherà in Europa League, quindi Brais Mendes potrà fare finalmente l'Europa dopo ottime stagioni al Celta Vigo, perché sono diversi anni che si sta confermando come giocatore di categoria al Celta, qualità, bei gol, bonus portati a casa, è un giocatore assolutamente valido per la Liga, che in una realtà come come la Real Sociedad che lotta per l'Europa può fare assolutamente bene e si può integrare benissimo fin da subito. Acquistato anche per una cifra, non dico bassa, non è neanche troppo alta, quasi 15 milioni sono giusti per quello che è il valore del giocatore. Detto ciò,
colpo di mercato del Leeds, che in quest'ultimo periodo ha annunciato diversi giocatori di altissimo livello, Aaronson su tutti, ma non solo ovviamente, anche Christensen e diversi altri colpi lo stesso. Diversi colpi, come dicevo, assolutamente di livello. Adesso, per quello che è il centrocampo, viene annunciato da parte del club inglese l'arrivo di Adams, che è un po' il sostituto ideale di Calvin Phillips. Uno dei pochi giocatori di prospettiva e al tempo stesso forti già adesso che il Leeds poteva andare a prendere. Tyler Adams infatti arriva direttamente dall'Ipsia, arriva da stagioni tra l'altro importanti con la maglia dell'Ipsia e stiamo parlando di un centrocampista classe 99, firma un quinquennale con il Leeds e arriva per 17 milioni di euro, una cifra corretta per la dimensione del calciatore. Adams è un buon centrocampista di muscoli, al tempo stesso anche con una buona tecnica di base, che ripeto si è valorizzato molto all'Ipsia e il Leeds, non dico fa un affare, però certamente è uno dei pochi calciatori che poteva arrivare al Leeds, uno dei migliori che poteva arrivare sulla piazza, diciamo, per sostituire e rimpiazzare il buon Calvin Phillips che ha abbracciato il progetto Manchester City. Quindi sicuramente avrebbe avuto un ottimo colpo per un Leeds che in sede di calciomercato si sta muovendo molto molto bene. Detto ciò, il Porto annuncia l'arrivo di David Carmo per il reparto difensivo. Stiamo trattando di un difensore classe 99 che arriva direttamente dal Braga per circa 20 milioni di euro e firma un contratto quinquennale con il Porto. Rinforzo, devo dire, assolutamente intrigante per il reparto difensivo in ottica futura, perché Pepe o questa o la prossima stagione si ritira, quindi ormai per quanto sia un giocatore straordinario ancora a questa età, lui va per i 40 anni tra poco, sia un giocatore ancora validissimo, lo dimostra sia in campionato che in Champions, però serve qualcuno che possa garantire un futuro radioso. David Carmo è un difensore in rampa di lancio che viene da stagioni ottime in Portogallo con il Braga e anche in Europa, visto che il Braga gioca l'Europa League oppure la Conference, quindi comunque ha una certa esperienza internazionale. Arriva per una cifra abbastanza importante perché se Adams l'hanno ceduto per 17 milioni e David Carmo 20, per quanto siano due operazioni completamente scollegate, però per farvi capire, le cifre sono abbastanza altine, però devo dire per un giocatore di livello per la categoria, quindi non da buttare assolutamente, anzi, giocatore assolutamente valido. Chi valido sicuramente è Allé, secondo colpo di mercato del Dortmund per il reparto offensivo nell'ottica di rimpiazzare Haaland, non tanto a livello di caratteristiche quanto più a livello di reti, perché al Dortmund servono degli attaccanti che possono realizzare tante reti quanto ne realizza il solo Haaland. Quindi in quest'ottica ha preso un giocatore di ottima prospettiva come Adeyemi in rampa di lancio e arriva un giocatore invece di livello già, perché Allé è un attaccante in questo caso classe 1994, firma con il Dortmund un quadriennale e arriva per circa 31 milioni di euro, cifra abbastanza importante se consideriamo che Haaland è andato via per il doppio, che non è così tanto, visto che sono due giocatori completamente diversi. Allé è un ottimo attaccante, perché ha fatto bene sia all'Ajax che anche al West Ham, in parte, per quanto potesse fare di più in Premier, però non ha fatto male neanche al West Ham di Moyes ai tempi. E devo dire che è un attaccante che in Bundes potrebbe valorizzarsi e fare molto bene. Ha una certa esperienza, non è più giovanissimo, ma è un ottimo giocatore. Cifre forse un pochino alte, però per strapparlo all'Ajax servivano queste cifre, diciamo, questo accordo. E devo dire che può fare bene. Tra l'altro lui che ha già giocato in Bundes con il Francoforte e un attaccante come lui, come anche Adeyemi, in Bundes possono veramente fare il devasto perché è un campionato che permette agli attaccanti di valorizzarsi e di fare molto bene. Detto ciò, andiamo a parlare un po' di neopromosse, anzi di neopromosse, di squadre che lottano per la salvezza in Serie A. Due colpi della Salernitana da annunciare e uno del Napoli.
Monza. In casa Salernitana arrivano Lovato e Ederson. Lovato è un difensore classe 2000 che firma un contratto quinquennale con la Salernitana, arriva per circa 7 milioni di euro dall'Atalanta ed è un ottimo colpo di calciomercato, un giocatore che si è valorizzato molto al Verona la scorsa stagione, profilo di categoria perché oltre che nel giro dell'Under 21 è un giocatore valido, un buon difensore, bravo nelle letture, nei movimenti difensivi. Ripeto, assolutamente valido che in una piazza come Salerno può fare veramente bene. Tra l'altro, a titolo definitivo, quindi la Salernitana dovesse esplodere, può anche fare delle plusvalenze, secondo me, cosa molto probabile nel giro dei prossimi anni. E è questo veramente ottimo colpo di mercato per una Salernitana che rinforza così il pacchetto arretrato. E oltre a ciò, nell'operazione Ederson va all'Atalanta, quindi c'è stata una sorta di scambio con un conguaglio economico a favore della Salernitana, questo in questa operazione, perché Lovato lascia Bergamo per approdare a Salerno, Ederson lascia Salerno per approdare a Bergamo. Ederson, stiamo parlando di un centrocampista, anche lui molto giovane, in questo caso classe 1999, 4 anni di contratto per lui con l'Atalanta e arriva per circa 21 milioni di euro. Questa è una cifra veramente alta. Cioè la Salernitana ha fatto un'ottima plusvalenza perché oltre a guadagnarci quasi 15 milioni di euro a livello proprio economico, ha ottenuto anche il cartellino di Lovato, che ripeto in prospettiva è un ottimo difensore. Quindi Ederson che viene da una stagione importante, giocatore che si è dimostrato validissimo e che per me può fare molto bene anche nel progetto Bergamo in un centrocampo già collaudato con i vari Freuler, i vari Cube Miners, De Ron, ma visto l'addio di Pessina, di cui adesso parliamo, io credo che e proprio l'addio di Pasalic vicino alla Roma, io penso che possa veramente far bene Ederson, per quanto la cifra sia importante, perché 20 milioni di euro per un giocatore che proviene sì da un'ottima stagione, ma da una ottima stagione, forse un pochino azzardato. Sicuramente la Salernitana ci ha guadagnato perché sia ha ceduto un giocatore che è assolutamente valido, quindi uno dei migliori della rosa, quindi è un peccato, ma ha preso un difensore come Lovato che in prospettiva secondo me è ottimo e 15 milioni. Quindi secondo me la Salernitana ha fatto un'ottima operazione. Ma così come l'ottima operazione l'ha siglata anche il Monza che annuncia l'arrivo di Pessina, trequartista classe 97, che arriva in prestito con diritto di riscatto e obbligo a 15 milioni di euro. Quindi, se questo cosa vuol dire? Che se Pessina dovesse raggiungere determinati obiettivi, diventa obbligo. E dalla prossima stagione il Monza dovrà riscattare Pessina per 15 milioni. Dovesse invece non c'entrare con gli obiettivi, che noi non lo sappiamo, diventa diritto. Quindi potrebbe anche riscattarlo il Monza, ma potrebbe anche non farlo. Questo è un po' l'operazione, trequartista di livello, ancora giovane, che a me onestamente non è che esalti particolarmente, perché è un giocatore che non ha grosse qualità, ma devo dire che è bravo un po' in tutto. È bravo a aggiustare la palla, spesso arriva anche al tiro. Quindi potenzialmente anche al gol, anche negli assist non è male. Io credo che in un progetto come quello del Monza possa veramente far bene e in coppia con Sensi, tra l'altro, comporre un centrocampo di qualità ma di ottimo livello. Quindi un Monza che continua a rinforzarsi dopo Cranio, dopo Carboni, dopo Ranocchia, adesso Pessina e Sensi sono veramente degli ottimi acquisti. Pessina in particolare che ha giocato anche la Champions con l'Atalanta, titolare, quindi veramente per il Monza sono obiettivi raggiunti molto molto importanti che confermano le buone volontà della società di disputare un'ottima stagione. Questo sicuramente. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.